Il giovane Enzo De Caro è il terzo uomo della famosa smorfia di Massimo Troisi e Lello Arena. Dopo il grande successo di Massimo, anche Enzo ci prova. Un film tutto suo con una bellissima Dalila di Lazzaro, dallo stizioso titolo Purché non sia troppo presto. La prima cosa che devo dire è perché l'ha fatto, perché tutti quando mi chiedono, ah, mo Massimo ha fatto film, ho pure tuo, ha avuto successo e pure tuo film. Io non te lo chiedo. No, te lo stavo dicendo io che me lo potevi dire, visto che ho chiesto tutto qua. Entriamo nel vivo, prego. Nel vivo. In effetti no, sì, il motivo è no, non è quello. Il motivo è che teneva una cosa per mano, come dicono a Napoli. C'aveva una cosa, una storia, un'idea, mi sembrava giusta, buona. Ho avuto la possibilità di realizzarla in cinema, proprio se non c'era il cinema avesse fatto teatro, televisione. Il primo si chiamava Prima che sia troppo presto, con Dalila di Lazzaro, il mio adorato Vittorio Caprioli. E poi passa qualche anno e c'è un film che si chiamava Io Peter Pan, che è l'ultima settimana di una gravidanza vissuta però dalla parte dell'uomo, del maschio. Lorenzo, mi senti? Avremmo cambiato idea, abbiamo optato per un gattino. E poi un piccolo film a cui sono molto legato, perché a guardarlo oggi sembrerebbe un cast colossal. Invece era solo un gruppo di amici, si chiamava Ladri di Futuro e raccontava la giornata, una giornata dalla mattina alla sera in un condominio. Depressione, arrivederci. Tante belle cose, Salvatore. Anche a lei Maria Teresa. Ricordo con molto piacere L'amore molesto con Mario Martone, di Mario Martone. La creatura mai tutto cosa. La creatura. L'hai distrutto, ma ladri! Ma che cazzo è tua? Vado a morire! Ho fatto un piccolo thriller erotico, si chiamava Scirocco, e un non fortunato film di Franco Bernini, ma molto importante, secondo me, con Francesca Neri, che si chiamava Le mani forti. E che anticipava proprio tutti i problemi che ancora ci portiamo addosso adesso, di come essere stati complici involontari negli anni del terrorismo. Stefano, lì come va? Tutti i valori sono nella norma. Lo prendo io. Poi ricomincio a fare questa televisione con una cosa che chiamarono sperimentalmente la fiction. Non l'avessero mai fatta, chiamasta fiction, non si sa più questa fiction, cos'è e cosa non è. In realtà era una specie di ritorno al vecchio sceneggiato, quello si chiamava lo sceneggiato, con una lunga serialità. E c'era questo ruolo che ho guadagnato su una serie di provini, tra l'altro facendole una scrittura completamente diversa da quella che era stata immaginata, e parlo di Una donna per amico di Rossella Izzo con Elisabetta Gardini, dove anziché puntare sul ruolo del medico come era nella tradizione nostra dello sceneggiato italiano, io punto sul ruolo della persona che fa il medico. Papà, Laura se la cava benissimo anche senza di me. Questo è certo, però quel bambino potrebbe aver bisogno del tuo aiuto. La tua manualità qui dentro non ce l'ha nessuno. Questi sono interventi che hanno bisogno di una grande collaborazione. Io non so se Laura sarebbe contenta di vedermi. Cucciuccia è ferita, ma non è morta. Chi stiamo prima avvertimento, Napoli non ha da cagnà. Statevi accorti, gli fu festival Moracis, la paura fa 90. Se me Napoli paesà, filmate, funicolà. No, grazie, il caffè Mirante Nervoso era una formula abbastanza curiosa, perché nasceva da un soggetto di Massimo che aveva inventato, diciamo, questa storia di questo killer a Napoli che voleva a tutti i costi una restaurazione e che ammazzava, insomma, i componenti di questo festival, persone che venivano a Napoli a fare il festival della Nuova Napoli. Non ti muovere, che sennò sei morto. Traditore. Pure tu sei venuto a Napoli a fare il festival Nuova Napoli. Traditore. No, io... Perché non ti piace Napoli una volta? Non piace, io sono venuto per fare un festival perché mi hanno chiamato. Guardate. E non lo devi fare. No, signor Funicoli, guardate che a me mi hanno detto venite a fare un festival. Io sono venuto. E non dovevi venire. Ma state dietro la tenda. È un film che per le invenzioni, per il fatto che fosse un film di genere,
che fosse un thriller vero, con un vero maniaco, con un vero assassino, e che invece ci fossero delle deviazioni comiche molto profonde, che ci fosse tutta una serie di invenzioni sui personaggi, sui killer, sulla malavita, sul modo di uccidere di questo killer. Insomma, devo dire che ha così nella memoria del pubblico un rapporto molto felice per quello che mi riguarda. In realtà tutti pensano che No grazie il caffè mi rende nervoso sia una mia regia, ma non lo è. Per una firma, diciamo, completa di sceneggiatura e di regia, invece sì, bisogna andare a Chiari di Luna, che è un film molto al quale penso sempre con grande tenerezza, devo dire. Siete romano? Io invece sono di Casoria. Cosa, dove, Spagna? No, Napoli. Partenope? No, Napoli. Però tengo una casa qua, a Porto Venere. È una storia lunga. Gira maestrale, fra poco cambia il tempo qua. Ma come fate a sentire il vento in movimento? Questione d'abitudine, ormai c'è il meglio che il barometro. Oldoini in realtà aveva scelto per il ruolo di Raffaele Cuoco un altro attore, che era Francesco Nuti. Poi non so perché all'ultimo momento, insomma, era successo, per cui Carlo mi chiamò e mi disse: sta succedendo questa cosa, io te lo dico, mi farebbe molto piacere che tu facessi questo personaggio. Devo dire, mi sono molto divertito, era Raffaele, come diceva lui, Cuoco, perché era Cuoco di nome e di fatto, ma insomma era un personaggio di questi petulanti che gridano sotto la pioggia, che si mettono nei cassonetti, che devono far pena. Erano dei film, insomma, che avevano col pubblico un ottimo rapporto, e che mi pare strano che oggi non si possano più fare, per esempio, perché non so, pare che dobbiamo fare tutt'altro, cioè pare che dobbiamo fare la commedia americana, la commedia di genere americano, mentre invece in Cuore nella tormenta c'erano degli ingredienti, se vuoi, molto semplici, però che avevano una grande efficacia. Sì, poi qua comincia la storia dei grandi incontri, comincia la storia degli incontri con prima con Monicelli e poi con Paolo e Vittorio Taviani, che sicuramente, insomma, mi hanno regalato delle storie cinematografiche di grande emozione. Ma il primo giorno è stato veramente terribile, perché era un set dove Mario faceva praticamente il proprio sovrano assoluto ed era circondato da due suoi compari di vecchia, con cui c'erano Sordi e c'era Tognazzi. La cipolla da Frosolone, che venne di sua sponte a guarirti da ogni male. Di mia sponte? E lei, vede? Sono stato strappato con la forza da un mio romitaggio. Vettene voi, Anna! Alberto, siccome io facevo il re e c'avevo il mio trono, appena davano lo stop e c'era un attimo di pausa per le luci, io mi alzavo e lui regolarmente si andava a sedere sul trono, perché doveva stare là, perché mi sembrava che il trono fosse un posto giusto per lui. Dopodiché, quando eravamo pronti, lui stava seduto là, Mario dava il pronti, per cui io c'avevo Sordi seduto sul trono e io stavo sempre in piedi da quelle parti, per cui Monicelli mi cazziava regolarmente e io non potevo certamente dire: oh, ma non se ne va, cioè mi devo andare a sedere là, devo stare là. In Turidi facevo praticamente un guardiano della mafia che teneva il figlio di un collaboratore, diciamo, della giustizia, che poi veniva fatto fuori, insomma. Per me è molto strano oggi, al di là della mancanza dell'amico, e quello credo, insomma, che sia forse la cosa più semplice da immaginare in termini di un dolore, di un rimpianto, che chiaramente non si raccontano, perché poi diventano invece immediatamente cose dette. Il pubblico invece, che mi incontra quotidianamente per strada, sa qual è la mia emozione quotidiana quando ci fermiamo a parlare di Massimo. Però sicuramente c'è proprio invece anche un rimpianto di sapere di non poter scambiare più in termini di recitazione con un artista col quale facevamo delle cose, insomma, che quando le guardavamo pure noi dicevamo: ma come si fa? Cioè,
come ci si riesce, ecco, è un altro rimpianto, sicuramente meno importante di quello sul piano personale, amicale, ma insomma è comunque un grosso rimpianto, ecco.